Jizzers, terzo giorno del nostro UK Road Trip 2016. Siamo svegli, live and kicking, non so se si dice così, rise and shine, vabbè, una di quelle. Adesso colazione e dopo cominciamo la nostra terza giornata di viaggio. Dai e forte, sempre fortissimo. Dai e forte, sempre fortissimo. E buongiorno a te. Buongiorno. Siamo pronti per uscire. Dopo un breve weather check, quindi controllo della temperatura, ci siamo vestiti decisamente di più. Il mio look di oggi è questo. Gonna con, non so se lo vedete, ma sotto i leggings, che non si sa mai. Il mio cardiganino lungo. La mia maglietta semitermica. Uovo di Pasqua come al solito. E Daniele, eccolo qua, col suo look molto più estivo, con un tocco di della felpa. Pronti per andare? Let's go! Prima tappa del nostro tour di Oxford di oggi, Christchurch, che è il college più grande di Oxford. Di Oxford. Non so, per un secondo avevo pensato dell'Inghilterra, del mondo. Ok, di Oxford. Questa è la coda per entrare. Allegria! Eccoci all'interno. Stiamo per entrare nella hall, dove praticamente si riuniscono ogni giorno per i pasti gli studenti del college e dove credo siano state girate, correggimi se sbaglio, delle scene di Harry Potter. Alle pareti dovrebbero esserci tutti i ritratti di famosi ex studenti del college, tra i quali anche Lewis Carroll, che ha scritto Alice nel Paese delle Meraviglie, 13 primi ministri, mi pare John Locke, e probabilmente ne ho dimenticato qualcun altro. Finisce qui la nostra visita del Christ Church. Prossima meta? Ah, boh, adesso vediamo la guida. Ok, quindi non è ancora deciso. Molto bene. Siamo arrivati alla nostra prossima tappa, che è la Bodleian Library, una delle librerie più grandi del mondo. La coda è accettabile. Teoricamente, se scorre. E voilà, il tour è finito in fretta, anche perché per visitare la libreria bisognava aspettare un tour guidato, il primo era fra tipo 4-5 ore. E allora abbiamo rinunciato. Però quella sala che avete visto prima è stata utilizzata per girare la scena dell'infermeria nel primo Harry Potter e la scena dove la professoressa McGranny ti insegnava a ballare nel calice di fuoco, quindi un altro posto Harry Potter. Ok, seconda tappa in the basket. Quanta luce. Prossima tappa
forse mangiare, perché è quasi ora di pranzo. Niente pranzo, abbiamo optato per andare direttamente al Museo di Storia Naturale. Pranzo al ristorante libanese. Tada! Indovinate cosa ho preso io? Ovviamente hummus. E questo è? Insalata. Ma si chiama fatto uscio, no? Sì, col pane, insalata col pane. Bonsoir. Abbiamo mangiato pranzo, abbiamo giganzolato un po'. Ora mi sto concedendo il mio Starbucks classico, perché non esiste proprio che non avessi ancora preso uno Starbucks. Abbiamo fatto qualche piccola spesuccia. Adesso sono le 4:30, 5 probabilmente, e torniamo un po' in albergo. E per stasera abbiamo prenotato al ristorante thailandese, libanese a pranzo, thailandese a cena. Buonasera Jiu-Jitsu. Sono le 7:30, è passato un po' di tempo dall'ultima volta che abbiamo fatto vloggato. Nel frattempo ho fatto le valigie, perché domani ci spostiamo verso la seconda tappa, verso Bath. Adesso però andiamo a cena. Questo è il piano per stasera. Bene, si va. Quindi buonanotte, buongiorno, buon pomeriggio, non lo so che ora state guardando questo vlog. Per noi è buonanotte e ci vediamo domani per il quarto giorno del nostro UK road trip 2016. Yep yep, buonanotte. Buongiorno Jiu-Jitsu's, come state? Tutto bene? Come sta andando la vostra giornata? La mia è appena iniziata. Sentite l'abluzione di Daniele dal bagno, che significa appunto che ci siamo appena alzati. Sono pronta, però lui invece deve ancora prepararsi. E poi andiamo a fare colazione e poi si parte per la quarta giornata. Yuhuu! Tutto entusiasmo. Colazione fatta, valigie fatte, una e una due. Siamo pronti per la nostra seconda tappa del viaggio. La meta finale è Bath, dove staremo per qualche giorno, ma lungo la strada passeremo di nuovo per i Cotswold. La prima tappa prevista è Lower Slaughter, nelle Cotswold appunto. Per cui andiamo, carichiamoci come dei piccoli sherpa e partiamo. Sei pronto? Sì. Allora andiamo. Ok, salutiamo la stanzina, prendiamo la valigia e ce ne andiamo. Ciao! La nostra prima tappa. Dove siamo già? Lower Slaughter. A Lower
Slaughter. C'è un mulino che gira laggiù, non riuscirò mai a farvelo vedere da qua. In ogni caso siamo in questo paesino dei Cotswold, molto molto caratteristico, con tutto un torrente che non so se vedete, che passa al centro. Queste case in pietra, molto molto bello. Eccoci al bolide rosso, supercar, kit. Seconda tappa del nostro giro dei Cotswolds di oggi, siamo a... Niente, ho proprio i nomi dei paesi. Stow-on-Walls. Stow-on-Wold. Wold. Abbiamo recuperato due sandwich per il pranzo. Adesso ci prendiamo anche un dolcino in una delle mille pasticcerie di questo paese, perché dicevo prima che se uno qua vuol dimagrire è fregato. Pasticceria in ogni dove. Breakdown. The awkwardness put on my boots and a lily white dress. A million words, but how to express what I'm feeling when I see you. You flash a smile, I'm like, is this happening? I look your way and then of course drop everything. You are... Lasciamo le Cotswold per la prossima destinazione, che è Bath. Così in uno schiocco di dita siamo arrivati nella nostra nuova stanza a Bath. Abbiamo preso già possesso, mettendo roba un po' ovunque. Ho appoggiato qui mio marito. Ok, detto questo, appunto, ci riposiamo mentre guardo la signora che lavora al computer nella casa davanti. E dopo faremo due passi. Yuhuu! A dopo. Dopo una breve ricognizione di Bath, tatarittati, antropologi, non so esistere, è forte di me. Siamo in un pub, al Checkers Pub, che ci sta piacendo già molto, l'arredamento è molto carino, i piatti sono interessanti. Questo è il menù comunque, dovesse interessarvi. Molto particolare. La faccia del pesce. Dan dan dan. Dan dan dan. Ti spari tu, io scherzo del pesce. Pieni come due otri. Abbiamo cenato, abbiamo bevuto, io sono riuscita a rovesciare una birra, una pinta intera di birra sul tavolo. Molto bene. E adesso passeggiamo al tramonto per Bath, che confermo, mi sta piacendo tantissimo, abbiamo mangiato veramente bene. Ed eccoci qua nel lettuccio.
Tuccio. Lettuccio. Pronti per dormire. Stiamo guardando le Olimpiadi. Io veramente no. Tu però stai guardando le Olimpiadi. Ok, detto questo, ci salutiamo. Vuoi salutare? Ciao. E ci vediamo domani per il nostro quinto, penso, giorno del UK Road Trip 2016. Era dell'entusiasmo puro. Ok? Siete d'accordo? Ci vediamo domani. Non mancate. A domani. Ciao. Buongiorno Jiu-Jitsers, è sabato 6 agosto e sta per iniziare il nostro viaggio on the road nel sud dell'Inghilterra. Come avrete capito però dal mio abbigliamento, non siamo ancora in Inghilterra. Forse riconoscerete questa vista. Vi dice qualcosa?